Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Questa sera, Cut Quest. Dunque, dobbiamo raggiungere il livello 20 per sconfiggere il primo drago. Stiamo farmando quest ad Iosa, ad Ammanetta, o ad Iota. Attenzione a non dire ad Iota, se potrebbe il mio ID è Iota, idiota. Vabbè, il primo giorno di Gattale. Ci stiamo preparando per la festa di Gattale, ma i regali sono spariti. Aiutateci, perfetto. C'è sempre qualche problema durante il Gattale, dovremmo dare una mano. È un po' come... Perfetto, speravamo di fare una festa per tutti, ma i regali... ci proviamo, ci li troveremo noi, non ti preoccupare, cerchiamo qualche indizio e ce la facciamo. Vediamo un po'... strane tacce. Ho un'altra traccia di neve. Poi c'è un'altra neve qua. C'è un... Attenzione. Questa non l'abbiamo mai fatta. Esatto, io direi di esplorare i dungeon. Mi è ritornato di nuovo. Te lo dimentichi. È un tasto che ti dimentichi. È fatto male quella cosa lì. Gli sviluppatori cambiatela qualcosa. Ah, questo è il ghiaccione. Questo fa malone. Malone, malone, malone. Proprio fa molto male. Lui è cattivo, brutto. Fate via. Ok. Tu invece no. Ok. E vediamo cosa c'è. Attenzione. Sì, questo è più bello. Vediamo un po' cosa troviamo. Ma questo è nero, questo è forte. Ma è uno spettrone. Via, 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 via. Ma quante magie c'hai? Ma fai tanta roba tu. Sei un mini boss. Però è stato più facile di quello del ghiaccio. Non c'ho la chiave. E di qua c'è l'uscita. Ok, andiamo a vedere cosa succede. Abbiamo due vie. Ma nel frattempo che passiamo qua, sveniamo. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. C'è altro ghiaccio. Ghiaccio. Uccidiamo lui. Qui dovremmo essere sotto la statua. Esatto. Del ghiaccio. Qui c'è ghiaccio ancora. Ghiaccio. Ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio. Cumulo di ghiaccio. Cosa sta... Ma perché ci andiamo a mettere in situazioni brutte? Lo sapevo che mi dovevo preparare. Quelli più cattivi sono loro. Oddio, questi qua spammano magia Iosa. Cioè, troppa magia spammate voi, eh. Però devo dire che... perché c'ho la difesa. Questo è velocissimo e fa malissimo con quegli spike. Non so cosa stia succedendo, ma secondo me ha fatto una gran cretinata. Vediamo, eh. Tanti amuleti.
C'è scritto sopra generosità, gratitudine, famiglia, perdono. Questo è vuoto. I ceschi sono spariti, ma i regali mancano ancora. Torniamo indietro. Sveniamo. Grazie. Qui. No. Ah, scusa, è giusto, ha ragione. Che abbiamo una missione in corso e ne possiamo prendere solo una, più la missione principale. Quindi torniamo indietro. Uccidiamo un mob. Ci facciamo un po' di punti. Questo non l'abbiamo mai letto. Ma volevi prendere. Ho combattuto per molti anni quando ero passata con i draghi. Va bene. E questo è quello. Ah, ok. Questo qui è quello di quel posto lì. Colpi di mazzetta. Via. Anche tu, grazie. Fatemi dire, non li avete trovati. Per tutti i mici va sempre peggio. Sai che ho appena sentito di strani cerchi che appaiono all'improvviso in alcune città? Sembra un indizio. In quali? Ce n'è uno a Fisher Cut Friend, la città vicina. Questa è una ricompensa. Velo da ninja. Andiamo a Fisher Friend, amico. E signori e signori, buongiorno. E chiedo scudo, ma abbiamo raggiunto il livello 19. Ok, e ci ha dato anche il cappello da ninja. Il cappello da ninja? No, ci toglie la difesa. Non va bene. Qui abbiamo finito? Quindi vuole che per forza andiamo là. Sicuramente sarà quella in alto a sinistra? La vedo quella lontanissima, potrebbe essere. Ma non posso camminare con la mappa? Io mi ricordavo che si poteva andare. No. Ok, siamo a livello 19. Io direi che a livello 19, dopo essere svenuto un attimino, potremmo iniziare a completare quelle di livello 20, tipo questo, il venditore di carne. Però ne abbiamo una alla Gat Pitale in sospeso. E io direi proprio di andare a fare quella alla Gat Pitale. Che ne dite? Perché ci abbiamo tutte quelle di livello 20, esatto. Quindi andiamo alla Gat Pitale e completiamo questa. È giunto il momento di salvare Le Leonardo. Andiamo, valoroso guerriero. Il capo mago è a palazzo pronto a estrarre l'orbe. Ci assicureremo che nessuno lo disturbi. Vedi che ci sono i porti qua. Ah, c'è anche un punto interrogativo lì. Prima di fare quello, io potrei andare nella caverna dei pipistrelli. È livello 8, non ci siamo mai stati. Almeno così sembrerebbe. Vediamo un po' cosa troviamo. 1, 2, 3. Tanto per farci una passeggiata, almeno così sgranchiamo un attimino le ossa, le gambine, le zampette. Vedi quanti mob ci sono. Hop, truc. Andiamo. Giochiamo un po'. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siamo più veloci? Sì, 1, 2, 3. Questo ci ha peccato. Quindi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sì, siamo più veloci. Ah, il trucco c'è, ma non si vede. Quindi, in alcuni possiamo camminare nell'acqua. Scarsello, eh.
Questa è stata un'imboscata. Ah, attenzione, c'è un goldone. Un gold. Scusate. Va bene, monumento. Eh? Ah no. Ma se rimango fermo per un po' qua? No, eh. Ok, vediamo un po' qui. Non ti preoccupare, sono abbastanza. No, non sono. Questo è di livello 20. Qualcuno sta cercando di fermare il capo mago. Ci pensiamo noi, andiamo qua. Guardalo. Oppa! Guarda, fino a quando siete a 1-1 mi va bene. Questo. No, che tempistica brutta, come lo. Sono stato proprio. Stupido. Ora ne escono due, vero? Ok, fai la tua mossa. E vai. Stai bene? Io sì. Capomago, sei riuscito a. No. Il capomago è un mob. Esatto, è andato storto. State lontani da me, Dracot. Lui mi controlla. Oh, sei proprio. Ehi, la madonna mia. Quante ne hai? Oh là là. Ma ti ho fatto veramente malissimo. Stai bene ora, dopo che ti ho massacrato di botte. Vabbè, gli dispiace tanto. Ma il re ora è salvo. Oh, vostra pelosità, che schifo. Tu mi hai salvato la criniera, grazie, giovane sangue di drago. Ora puoi tornare a fare qualsiasi cosa tu faccia. What? Naturalmente, ho anche una ricompensa per te. Attenzione, la spada di diamante di Minecraft. Ti affido i miei gioielli di famiglia. Giovane sangue di drago. È meraviglioso, vostra pelosità. E ora dobbiamo aumentare le nostre difese nel Dracot dovesse tornare. Nel caso, saremo sempre in debito con te, sangue di drago. Wow, livello 20. Ci siamo, ragazzi. E forse vediamo un attimo la spada che ci ha dato. Ci deve un po' di città più attacco e più vita, ma ci toglie la difesa. Però attacco. Eh sì. È livello 2 però. Gioielli di famiglia. Attenzione però. Perché questa qui di livello 7 ci dà. Ho sbadigliato un attimo. Ci dà 8 di attacco. Invece questa ci dà 11 di attacco. Io direi di usare la gioielli di famiglia. Questo è il cappello. Non capisco che cappello abbia. Ah, ok. Sì, è questo quello indossato. Sì, è questo. Ok, allora sveniamo un attimo. Boom. E andiamo a vedere. Ah, i soldati scomparsi. 25, 30. Troppo alto. Ok, abbiamo un altro 20 da fare se non sbaglio. Che era qua. Oh, un soldo. Qui c'è una ship rotta. Forse potremmo ripararla. No, questo è di livello 2. Dai, facciamola. Così la eliminiamo subito. Me la sono totalmente dimenticata questa qua, non ci sono mai passato forse. Questo contadino deve volere molto bene a sua madre, dobbiamo aiutarlo. Aiutiamolo. Vediamo cosa vuole. Contadino, siamo due grandi guerrieri venuti in tuo soccorso. Mia madre è scomparsa, un mago sta facendo un incantesimo di ricerca, ma gli occorre un metallo speciale. E per me è troppo pericoloso andare là fuori. Dov'è questo metallo? È in questo posto che ho indicato. Troveremo il metallo. Va bene, andiamo a trovare il metallo prezioso.
Beh, della gattaia, un soldo. Eliminiamo tutti. Ok. Suppongo che gli faremo veramente male. Eh sì. Siamo troppo overpower per questa missione. Infatti, come Spavaldi non ci... Siamo un po' come Chuck Norris. Non facciamo più rollback, andiamo solo in attacco. La facciamo velocissimamente. 1, 2, 1. Ui, la 2. 1, 2, 1, 2. Trovi uno strano elmo di metallo sepolto nella polvere. Bello, lo voglio. Eh sì, solo quell'elmo lì. E lo riportiamo. Vedo che stai dando quel gatto pazzo. Intendi quel contadino che ringa. Prima diceva qualcosa su delle voci che sentiva nella sua testa e ora all'improvviso ha iniziato a ringhiare in quel modo grattoloso. Tutto quel ringhiare non è normale. Comunque volevo solo avvertirvi. Ci vediamo. In effetti, l'elmo assomiglia molto a quello del cattivo. Questo mi aiuterà a fare cosa? Oh no, ma mi aiuterà. Volevo dire che mi aiuterà a trovare mia madre. Quell'elmo è potente, un incantesimo di ricerca, non ha bisogno di tutto quel potere, sai? I non sono affari vostri. Ecco la vostra ricompensa, tornate più tardi. In effetti c'ha anche ragione. Ci siamo noi che lo stiamo aiutando di nostra spontanea volontà. E sveniamo. E riparliamo. Il mago ha detto che mia madre è intrappolata in una maledizione. Dovremmo seguire un rituale della gattaia per spezzarla. Come ha fatto tua madre a mettersi in questo pasticcio? Ecco, della gattaia. Spargetela intorno a quei cespugli. Mi unirò a voi più tardi. Qui gatto ci cova. Gatta ci cova. Ok, uno. È l'ultimo che fa da triangolazione. Esatto. Sono già al centro. Ok, dobbiamo uscire di qui. Perché? Ah, tanti mob. Ma noi siamo potentissimi. Non lo so cosa aveva in mente, ma gli abbiamo fatto male. Vediamo un po'. Era pericoloso, ti strapperò i baffi per questo contadino. Non sapevo che sarebbe successo. Pubblicherò un altro avviso più tardi. Ok. Facciamo quest'altra. Il mago ha trovato qualcosa di nuovo su mia madre. Per favore, aiutatemi. Perfetto. Il mago ha scoperto che... Qual è il prossimo passo per la libertà? La libertà di mia madre, naturalmente. Libertà. Siete davvero sospettosi, lo sapete? Ci vediamo fuori, vi dirò cosa fare. E lei cosa vuole? C'è anche lui. Ah, ma ci ritroviamo alla gatta epitale. Dove? Questo ci... Ora correte in senso orario 3 volte. Ok. Così? No, vuole che facciamo così. Però mi piaceva di più farlo io. Se no non triggera. Sta girando la testa. Ora in senso anti-orario 2 volte. Molto, guardate, sta funzionando.
sì, ci prende come cavia. Ci prende come cavia. Ma non ci sono mob. Ma forse dobbiamo stare qua. No, no, non ho visto, non è successo niente. Non ho capito. Si è buggato? Ah no, era proprio così. Ok. Ci ha dato anche la sua bella ascia. Come al solito vorrei svenire e vedere che cosa ci ha dato. Finora la spada di Minecraft è la migliore. Questa era livello e questa, vero? Sì. Ok, questa è l'ultima volta, lo prometto. Ci mancherebbe. Dovete ripulire questo posto che ho indicato. Almeno sia chiaro. Sei chiaro a riguardo questa volta? Eh sì. Oh, grazie. Aspetta, grazie. Sì, siamo prontissimi perché siamo molto overpower. Ma no, la faremo lo stesso. Ok, andiamo di qui. Ta-ta-ta, trallallero, trallalla. Il cerchio della morte sembrava. Cosa sta succedendo? Questo grande terremoto. Qui c'è il solito passaggio che avevamo visto prima. È un cerchio. Seguiamo le tracce. Tracce nascoste, benissimo. Altro cerchio. Poi c'è l'altro cerchio. Ma siamo qua. No, dobbiamo passare di qua. Ok. Eccolo qui. Non è quell'elmo di prima? Se n'è andato. Prendiamo l'elmo. Rubalo. Via, via, Elmo mio Elmo. Chi è libero? Ah, è lui. Andiamoci a parlare. Io vi conosco? Avete spezzato l'incantesimo? Sì, tu ce l'hai detto. Soffro di perdita di memoria ultimamente e continuo a sentire questa voce ringhiosa nella testa. Vuol dire che non stavamo parlando con te tutto questo tempo? Ho aperto tutti i baffi, cosa ho fatto? Se mi parlerà ancora, pubblicherò un avviso. Diciamo che me lo aspettavo. Attenzione, il gatto che sussurra ai draghi. Direi di fare anche questa nel frattempo e vedere cosa succede. Mi parlerà, ha menzionato un nome, Dracot. Pianure Mice. Quindi andiamo alle pianure Mice. Sembrano in alto. Oh, top, due mob. Grazie. Dovremmo salvare. Quindi prima di attaccare lui, direi di svenire. Ho capito, però ragazzi, c'è il mob lì. Eccolo là, questo spirito. Sembra un drago, però. Sarai tu a mettere fine alle mie sofferenze? Vai.
Eh sì, sono stato io. E là. Mi ha intrappolato qui, ero troppo debole per essere utile. Grazie, posso riposare in pace. Ma era un'anima in pena. Ecco, ero così preoccupato, sono gatto contento che le cose siano andate bene. Era uno spirito di drago intrappolato. Hai una certa affinità con i draghi, lo sai? Un gatto che sussurra i draghi è meraviglioso. Meglio di no, ecco dell'oro per il disturbo. Quindi, non vedo nulla e sono nei boschi. Ok, Gat Capitale, quello l'abbiamo fatto. Andiamo a direi a salvare. Eh sì. Qua ci siamo, salviamo e direi che per oggi è tutto, alla prossima. Bye bye!